mi fareste per favore Wonderwall cantata dal tedesco? Ok. Die Pinguine, ist das Signiclier in Zauberwesen? Heute wird der Tag sein, dass ihr die Züge werfen. Ich wenn solltest du es wieder mit mir gut erklären, was der muss. Ich glaube, dass die Hände gut sich so anfühlen, ich der mich mache. Darum, darum, darum. Aspetta, 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 aspetta. Und alle Strafen, die wir gehen. Sì, sì. Müssen. Müssen sind der Güte wie Krieg. Es gibt viele, die ich, die ich, würde dir gerne sagen, aber ich weiß nicht wie. Wie? Okay. Well, Wille! Well, Wille! Du wirst es gerne sehen, mich schon erkennen und schleiflich. Du bist mein Zauberwesen. Ich bin ein Wonderwall. Ich bin Wonderwall. Torniamo in main, grazie, grazie. Bellissimo. Bello, 10 su 10. Intervista, puoi farla senza essere giornalista. Intervista, non sarà di destra o di sinistra. Intervista, perfetta per sfruttare un altro artista. È il caso nostro. Intervista, non serve trucco fonico, regista, gli sarebbe un'intervista, mentre questa è un'intervista. I pinguini tattici nucleari. Sei tornato. Ma dai, ma sei tornato un Degas. Ma come cazzo tu... Sai che così riesco a togliere un po', guarda. Lo puoi cancellare. È figata però. Cioè sei il Miyagi dei bug. Metti bug, togli i bug. Intergiavista. I vostri idoli musicali. Allora, Mino Reitano. Sì, sì, si sente qua, dal primo album si sente. Non è un artista, ma è una canzone specifica che è la canzone che hanno fatto uscire per l'estate nel 2017 i Panthers. Dov'è Bugo? Guarda, adesso è andato un attimo di là okay, in bagno. Ho detto che tra un attimo tornava, se avete un attimo di pazienza. Ok. Serve la carta igienica. È finita la carta igienica. Intervistagram. Qualcosa che non sopportate dei vostri... Rispondiamo una per ognuno, inizi tu Matt magari. Io allora, mi lavo intanto. Vai, sì. Vai. Allora, un paio d'anni fa, quando facevamo ancora i banchetti, dove c'era la possibilità di incontrarci... Scusami, puoi dare il tuo braccialetto? Faccio, guarda... No, cioè mi piacerebbe tenerlo. No, dai, però lo vorrei. Insistenza. Certo. Quindi dei tuoi fan non sopporti venire derubato, insomma. Esatto. Esatto. Allora, io spessissimo in realtà mi stanno antipatici magari dei singoli, cioè delle persone singole per quello che fanno io. E allora fai i nomi. A me è capitato anche che mi entrassero in casa scavalcando. Davvero, me. Scandireste bene le parole nella prossima canzone che non si capisce un cazzo. Allora, questo, se non sbaglio, Ricky lo ricerchi, vero? Lo fai apposta. Dovete sapere che se un cantante in una canzone dice una parola che non è proprio precisa, magari è un po' ambigua, non si capisce, la persona è invogliata ad andare a cercare il testo. Lo stesso Paradiso, lo stesso Tommaso Paradiso mi confidò che in Maradona i Pelé, la canzone dell'estate scorsa, fece esattamente la stessa cosa. Ed è una cosa che ogni tanto si fa perché così crei più interesse sulla canzone. Chi quest'estate non ha cantato wow, mettiamo 90 CD di papà, giusto? Il CD di... No, lì dico Occhi da Punk... Anima Punk, Occhi di Peter Pan. Scusami, ma vai a fanculo, va. Ma no, vai a fanculo. Non si dice vaffanculo agli ospiti. Chiudimi, chiudimi. Chi è che ciuccia l'MD?
È molto difficile perché sentire una domanda posta in questo modo non ti fa neanche capire. Allora, tu penso che tu stia parlando di Antartide, no? Sì. No, è fregare l'uva, cioè rubare. Freghi l'uva all'MD. Freghi l'uva imbevuta nella droga! Era facile! No, ragazzi, attenzione. L'MD, voi sapete che è supermercato. Utile. Allora, domanda per Paso. Com'è stato perdere i capelli? Cioè, il giorno in cui sei andato di Mach 3, te lo ricorderai. Sì, me lo ricordo molto bene. E in realtà è stato molto liberatorio, perché la mia teoria è che se più persone provassero ad essere pelate ci sarebbero molti più pelati, perché è fantastico. Il problema che è questo, lo dicono sempre i pelati mandibolosi, io li chiamo, cioè quelli comunque quelli che comunque si portano a casa la virilità con la mandibola. Io che, come vedete, vabbè, so che c'è qualcuno sensibile in chiamata, ma non dico chi, allora... E so che ha messo un filtro apposta per non parlare questo... No, comunque io sono sicuro che bello pelato divento paciarotto e divento un attimo da pelato con la barba che ti ritrovi sembreresti tipo un booster che è inavvertitamente caduto su un pavimento un po' sporco. Lo tiri su e c'è un po' di barbetta qua e... Come le belle trasmissioni radio. Adesso parleremo con i Pinguini Tattici Nucleari del loro nuovo album Aya, ma prima un estratto. Ok, mentre va sta canzone. Ma comunque sti pinguini, cioè, ma chi cazzo sono? Ma puoi connetterti e non avere la faccia neanche che si compone? Hai bisogno di soldi. Perché? Perché va male dopo Sanremo, ha chiuso cazzo, tutto. Ma usa il 3G, ma già... Ma comprati un telefono, ma poi il braccialetto di Matt. Sti ma chi cazzo? Ma chi lo vuole? Ma chi ha mai rubato un braccialetto a Matt? Ma no, ma lo sapevo. Quanto manca? 10 ragazzi. 10 secondi. Minchia. Campagnoli di merda, oh. Sì, ma poi la connessione, minchia, a Bergamo andrà a cemento, a cazzuolo. Via. Ritorniamo con i pinguini grandissimi. Parliamo della vostra splendida città. E allora, soprattutto io, Matt, ne hai parlato prima, vorrei un tuo braccialetto. Davvero, veramente, davvero, non desideriamo altro. Grazie per questo intro, ma passiamo all'intervista dopo. Ma guarda Ricky com'è conciato. È distrutto. Ricky è diventato un Renoir. Sei fatto vedere. Potete vedere, sono rimasto di sasso. Allora, intervista. Come canzone vi ha cambiato di più la vita? Ringo Starr o Una vita in vacanza? Vi racconto una storia adesso. Una storia piuttosto anche lunga. Quest'estate, a un certo punto, sono con la mia ragazza qui accanto, tra l'altro, e forse non vorrà ascoltarla, ma penso non mi stia ascoltando in questo momento. A un certo punto, Elettra Lamborghini, quest'estate, mi chiede se vogliamo andare in spiaggia e mi chiede di andare in spiaggia con Gaia Gozzi. Ah, okay. Così. Al che io onestamente mi fa cagare fare il bagno, ma dico di sì, senza alcun problema. Ma anche solo per l'esperienza, per vedere com'è. Allora andiamo in spiaggia con un pulmino degli anni 80 in Puglia, eravamo a fare il Battiti Live. E fondamentalmente usciamo, c'è una striscia di terra piccolissima, tra l'altro siete venuti anche voi, forse voi due c'eravate, non mi ricordo, però mi ricordo solo di loro due. Andiamo in questa striscia di terra e accanto c'erano delle persone, alla faccia di ogni assembramento, infatti siamo andati via subito, che esultavano, dicevano wow, che figata, ovviamente... Tutti dicevano, wow Gaia, guardami, Gaia, grande. C'era una parte era di Gaia, l'altra parte invece, ah Elettra, sei incredibile, che sei bella, sei una grande, sei una donna indipendente. E fondamentalmente io sono passato in questa striscia di terra con alcuni dei pinguini, non mi ricordo di preciso chi, e nessuno diceva un cazzo. Io a un certo punto vedo un panzone sul bagnasciuga, questo panzone mi guarda da lontano e fa, ma sei te? E io, tipo... È ora, era ora, cara. Allora, tira su un bambino, hai presente tipo quando li fanno baciare dal papa, quelle cose, tira su un bambino così per farsi vedere dal bagnasciuga e inizia... Una vita in vacanza! Oh,
Oddio, che ridere. Che ridere. Fantastico. Per i ragazzi. Allora, beh, nelle vostre canzoni si parla spesso della vostra città, quindi che cosa vi lega così tanto a Brescia? Beh, allora, questo ci terrei io a rispondere. Sì. La cosa, cioè, abbiamo appunto, come dicevi, un forte legame con la città di Brescia, la nostra città di Brescia, per le sue panetterie. Noi non potremmo vivere senza le panetterie di Brescia, se voi andate in centro, è rinomata in tutta Italia per come la Leonessa oppure la città delle panetterie. Intervista, tifo Inter da una vita. Questa è una città, una chicca, cioè già si chiamava Intervita da sempre, capito? Cioè, quando cuciamo le cose sugli ospiti, va bene. Qualcuno che tipo faceva parte di voi, ma per qualche strana occasione adesso non fa parte di voi. Cioè, non che ci sia una... cioè, nel senso, uno che è incazzato con voi. Uno che però dice, cazzo, la sua vita poteva andare diversamente. Non si è sentito più di portarla avanti come l'aveva iniziata, e ha preferito continuare la strada da medico, se non ricordo male, da infermiere. Penso che adesso non faccia più l'infermiere, in realtà. Adesso okay. È paziente, che io sappia. È paziente. Allora, il mercato della musica è veramente troppo, troppo prolifico, cioè esce troppa roba, no? E quindi è difficile anche starci dentro. E chi ha la forza di non essere passeggero, secondo voi, ma di rimanere? Sarebbe molto semplice, secondo me, rispondere chi fa qualcosa di diverso e di originale. Il problema grosso è che tante volte chi fa qualcosa di diverso e di originale non viene molto capito, ma non tanto perché la gente dice questa cosa è già sentita, proprio perché non se ne rendono conto. Ci sono ormai, siamo arrivati a un livello tale di tecnica nella musica e nella produzione musicale, che ci sono delle cose che magari solo i musicisti possono capire. E quindi ti aggiungo come corollario che riesce davvero a restare, secondo me, chi riesce a far capire al pubblico che sta facendo qualcosa di diverso. Cioè chi proprio crea un linguaggio completamente nuovo, un mondo completamente nuovo, e il pubblico se ne deve rendere conto. Penso a Da Supreme, per esempio. Secondo me è uno che rimarrà. Poi magari non farà tanto altro, non lo so questo. Però ha fatto qualcosa che è talmente evidente che è diversa, sì, che allora tutti sanno, ecco, che è lui. Infatti, secondo me, la difficoltà è essere originali e non fare gli originali, perché chi fa l'originale, ovvero che lo ricerca, a me sta un po' sul cazzo, perché comunque per me il genio è quello che riesce a essere originale con i sassi che avevano tutti sotto gli occhi, non andare a prendere delle robe di là e dire guarda quanto sono strano, perché strano possiamo essere tutti. No, sono completamente d'accordo con te. Infatti c'era Hitchcock, la pensava esattamente come noi, raccontava una storia molto bella, secondo me, anche molto spiazzante, di questo sceneggiatore, un aneddoto, di questo sceneggiatore di Hollywood che voleva trovare l'idea geniale, il film perfetto, e tutte le sere prima di andare a letto ci pensava, fino a che poi si addormentava. Una sera, dopo mille sere, trova l'idea geniale perfetta e se la annota su un foglietto. E dice, ok, così domani mi sveglio, ci lavoro, mi annoto soltanto l'idea e domani la sviluppo. Va a letto, si sveglia il giorno dopo e sul foglietto c'è scritto uomo a Madonna. Cazzo, bellissimo, è quello. Certo, esatto. Voi avete fatto una canzone che io la trovo geniale, che è Ninna Nanna per genitori disattenti. È bellissimo, andatevela ad ascoltare se non l'avete mai sentita. E la domanda sulla vita è questa. In quella canzone dite che la figa, cito testualmente, e come la moca, più lo usi e meno devi lavarla. Quindi la mia domanda è, ragazzi, come sta andando con la candida? Se la usi spesso. Ma allora, posso dire che quell'organo è autopulente in realtà, e pochi lo sanno, ma bisogna stare anche attenti spesso a non eccedere con lavaggi frequentissimi. Cioè, ogni giorno. Se no non si chiamava scopare. Esattamente, raga, questa è bellissima, la più bella della serata, secondo applausi, me. Applausi, voglio anch'io un tasto. Ma non è che ogni battuta uno deve per forza. Il primo pezzo con il titolo di una ragazza è Ilaria, è giusto? Sì. Poi esce Irene,
Quando esce Irene? Voglio sapere se Ilaria se l'è presa. No, penso di no. Quest'anno è uscita Giulia. Freddy se l'è presa? A Sanremo avete cantato Ringo, adesso è uscito Aia, vi ha dato più soldi biscotti o i Wüstel? Domanda sempre su una canzone, nella vostra canzone Bergamo si parla comunque di una ragazza e si dice che è come Bergamo, si fa questa similitudine, intendete che è spesso frequentata dai muratori? Allora, io Ricky ho una piccola critica da farti. Dimmi. Allora, tu lo sai come noi, seppur per parodie o per le cialtronate nostre, sono un curatore di testi. Sì. Allora, io ascoltandoti ho notato un pattern. Tu quando sei in difficoltà tiri fuori un jolly. I rapper e i trapper quando scrivono è tipo la frase è corta e devono aggiungere qualcosa per farla entrare in metrica mettono fra, hai presente? Sì. Ok. Sì, ne ho diverse. Allora, attenzione. Ti metto la frase e vediamo se lì lo trovi. Idiota, in questo stato non ci posso pensare. Allora spengo la testa e accendo la TV. E giuro su Dio che alla fine finisce. Oh, mamma mia! Ti ho beccato, eh? Dillo! Giuro su Dio! Giuro! Giuro! Ma quante cazzo di volte giuri! E resta qui con me tutta la notte e ti giuro che ti salverò. E li giuri, minuti e 12. Con le amiche rock and roll. Dicono che quest'estate sarà la più calda della storia. Ma ti giuro, amore, non lo so. Che riempitivo! Teniamo. Non ho neanche saltato, eh. Ti giuro di nuovo giurato. Ma quanto giuri? Aspetta. Cazzo, la tua anima ce l'ha Mastrocia. La tua anima non esiste più. La mano. E la imparavo a memoria. Se ho fortuna ti giuro che un ti giuro, lo giuri. Però quest'ultima però posso dire che bastava dire prometto o basta. Io lo dico dire... a te. Sai che bastava dire prometto. Ma no, perché è più forte, ti giuro. E in più è così forte che a 2 minuti e 30 dopo tutto sempre il giorno ricomincia. Giuro non lo so, attenzione. Ridere. Giuro. E qui ce l'abbiamo in tutti i ritornelli, ma non sarò così ridondante ovviamente a metterlo in tutti i ritornelli. Attenzione. Pezzo mio preferito dell'album, quindi non lo criticherei. Speravo che venissi a colorarli. A Colorado. E ti giuro sto ancora aspettando. Qui mi dai una combo che è meravigliosa perché due volte nella frase. Sta dietro ad un cameriere. Eri con uno. Ti giuro su Dio. Che combo di Giulia, ti prego. Eh no, devo starci più attento, adesso mi hai colpito nel profondo proprio. No, che ti colpivo lo sapevo, ma io... No, allora, che la cosa ti colpisse ne ero certo, però volevo sapere se tu ne fossi consapevole, a me interessava questo. Posso dirti la verità che vorrei dire di sì, ma so che l'ho detto un po' di volte, come so che ho detto un po' di volte sai, anche ti prego è una cosa che ho detto in diverse canzoni, ma non ero mai stato messo davanti alla mia pochezza. Allora ti regalo questo video che ho fatto per te e poi faccio entrare lo specialista. Vince. Fanpage Tattica Nucleare, ovviamente, non poteva non vincere dal nome. Stiamo facendo la dedica che ha vinto la gara di Beats, potresti anche darti una pulita. Infatti. Valeria, come puoi vedere,
Oggi sono un po' stanco e c'ho la faccia di pixel. Ed il mio stomaco fa le bizze. E Andrea tra poco perderà il lavoro e sarà costretto ad andare a far le pizze. Tu fai la grafica e sono sicuro che sei una gran fica. Spacca la chitarra, e ti giuro che la mia ragazza dall'altra parte del tavolo mi sta guardando e pensa che io sia un po' stupido, però tu sei l'amore mio. Te lo giuro su Dio. Delirio, delirio, delirio. Ma che cazzo, ma di cosa stiamo parlando? Fatemi entrare lo specialista, per favore, perché questa è epicità allo stato puro. Nicola Occhiello! Nicola Occhiello! Ciao, Nick.